Con la TLP 140XP Audio-Technica va incontro a tutti gli aspiranti DJ, ma anche a tutti i nostalgici del mitico Technics SL1200, che non scratcheranno mai, ma desiderano far viaggiare i propri vinili su un giradischi che ricorda quell'apparecchio leggendario. Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente vi parlo di musica a 360 gradi. Col video di oggi approfondisco un altro giradischi molto interessante che è nella stessa fascia di prezzo del 5X di cui vi ho parlato qui, ma che è rivolto ad un'utenza completamente differente. Un confronto che è nato dalla mia curiosità di provarli entrambi, quindi di metterci le mani sopra, con l'obiettivo di aiutare tutti quelli che vogliono vedere una recensione in italiano prima di acquistarli, ed è un confronto che ho potuto fare grazie ad Hi-Fi di Prinzio che me li ha inviati in prova. Col video di oggi quindi approfondisco il 140XP, nel prossimo, che chiude il confronto, vi parlerò della mia esperienza personale con questi due giradischi, dicendovi anche qual è il mio preferito e quindi in pratica su quale investirei i miei soldi. Come vedete il 140XP è già montato, posizionato e funzionante. Non ho registrato l'unboxing di questo giradischi perché il confezionamento corrisponde esattamente a quello del fratello minore 120X e potete recuperarlo tramite questo link. Prima di partire a bomba, mi raccomando, like al video che è gratis, iscrivetevi al canale se già non lo avete fatto e attivate la campanellina per ricevere le notifiche delle prossime pubblicazioni. Ah, e poi mi raccomando, scrivetemi qui sotto nei commenti quali giradischi vorreste vedere nei prossimi video. Il 140XP è un giradischi a trazione diretta, per cui ogni sua caratteristica è modulata in quel senso. A partire dal motore a coppia elevata per partenze e stop più decisi ed un feedback più sostanzioso quando si agisce sul piatto, passando poi per tutti i controlli. Manopola di accensione con luce strobo, tasto di accensione, start, stop, selettore per la scelta dei giri 33, 45 o 78 se premuti entrambi, e i classici punti stroboscopici sul piatto per il pitch control. Spostandoci sulla destra troviamo poi la cue light per scegliere sempre il solco giusto anche al buio. Il logo di Audio-Technica con il nome del modello ATLP 140XP, selettore per il pitch control più o meno 8, più o meno 16, più o meno 24 se premuti entrambi, e poi qui c'è il selettore per la variazione fine del pitch con tasto per controllo al quarzo. Vedete la lucina che si è attivata, e poi più sopra c'è anche il tasto reverso. Guardate il piatto. Più in alto poi troviamo alloggio per portatestina e quindi testina di ricambio, e l'alloggio per l'adattatore per i 45 giri. Eccoci qua. Braccio tipicamente ad S con sgancio rapido per rimuovere e sostituire la testina molto rapidamente. È regolabile in altezza, quindi non avremo limitazioni nella scelta della testina di ricambio. Per il resto, sia per la regolazione della tracking force e dell'anti-skating, il comportamento di questo braccio è identico a quello del fratello minore ATLP 120X. Dal 120X prende anche le cerniere che vanno qua e quindi il coperchio antipolvere. E ci siamo. Nonché i piedini regolabili per mettere in bolla il giradischi. Tappetino in feltro con logo Audio-Technica ed infine la testina che arriva con questo giradischi è una ATXP3 e fa parte della linea pensata appositamente da Audio-Technica per DJ. Come vedete vi arriva già montata e allineata sul portatestina, ci tornerò tra poco quando vi parlerò della resa sonora del 140XP.
dietro del giradischi. Qui sulla destra troviamo l'ingresso per il cavo di alimentazione e poi qui troviamo i connettori dorati per i cavi RCA con la rotellina per serrare il cavo di massa. Cavi RCA che hanno un calibro più che soddisfacente, sono placcati in oro e anche, vedete, il morsetto del cavo di massa è placcato in oro. Come vedete, non essendoci un preamplificatore integrato, dovrete collegare il giradischi all'ingresso fono del vostro amplificatore, oppure se ne è sprovvisto dovrete ricorrere ad un prefono esterno. Io ho utilizzato questo Record Box E di Project, che oltre ad essere un ottimo prefono per il suo prezzo, che è 89 euro, vi consente di scegliere il tipo di testina tramite questo selettore MMMC e poi vedete qui c'è l'ingresso mini USB con un cavetto apposito, mini USB a USB. Potrete collegare questo prefono al vostro PC o Mac per digitalizzare i vostri vinili. Se non vi interessano queste due opzioni, la versione base di questo prefono è disponibile a 59 euro, anche quello ottimo per il suo prezzo. Chiaramente di entrambi vi metto il link qui sotto in descrizione. Ed eccoci arrivati alla parte succosa di questo video: come suona il 140XP, come si difende la testina che arriva in dotazione. Allora, va fatta una premessa importante, perché la ATXP3 è una testina pensata appositamente per i DJ per via dello stilo conico ed il cantilever rinforzato con fibra di carbonio che consente di resistere meglio alle ripetute sollecitazioni tipiche di una serata in console. Vedete il dettaglio al microscopio dello stilo? Vedete il rinforzo in carbonio, quella che vedete dietro è la mia mano. Uno stilo conico, quindi in soldoni arrotondato, rovina meno il solco del vinile, quindi il vinile dura più a lungo e dura di più anche lo stilo. Capirete anche voi quindi che questa sia la condizione ideale per chi fa serate, armeggia molto col braccio, con le testine e con i vinili. D'altro canto, uno stilo conico è ideale anche per l'ascolto dei vostri dischi più usati o rovinati, magari quelli che provengono dalla collezione di un vostro parente. Perché? Perché perdonerà maggiormente le imperfezioni che si trovano sui solchi. Ma com'è possibile? Per sua stessa conformazione, uno stilo conico, come questo nell'illustrazione, tira fuori meno informazioni dal vinile, dal solco del vinile. Essendo minore, la superficie di contatto tra lo stilo ed il solco, vedete la superficie di contatto in questa raffigurazione è indicata dalla lineetta rossa. Questo è uno stilo conico, vedete qual è la superficie di contatto, questo è uno stilo ellittico e la superficie di contatto vedete che aumenta considerevolmente. Se quindi sulla carta saremo tentati di pensare che una testina del genere punti più sulla longevità che sulla qualità, e di conseguenza che questo giradischi sia rivolto esclusivamente a chi lo vuole utilizzare per fare serate, in realtà il 140XP è un all-rounder che accontenta chi lo acquista non solo per fare il DJ, ma direi anche, anzi soprattutto, chi lo acquista perché ha sempre sognato il Technics SL1200, ma non può o non vuole andare oltre i 500 euro di budget e allo stesso tempo non vuole un giradischi usato, perché vintage è bello, ma con la garanzia è meglio. Avete sentito anche voi, la ATXP3 si difende egregiamente e non è obbligatorio pensare già in fase di acquisto ad un upgrade della testina. La possiamo utilizzare per 6 mesi, un anno, a seconda di quanto la facciamo viaggiare, e poi pensare di acquistare qualcosa di maggiormente definito. Come possiamo fare? Cambiando solo lo stilo, vista la compatibilità di questa testina
con tutta la serie VM95 che va dal Conico allo Shibata, oppure scegliendo un altro marchio in tutta tranquillità, visto che il braccio è regolabile in altezza. Chiudo dicendovi quanto costa questo giradischi. 399 euro. Li vale? Non li vale? Beh, per me li vale tutti, perché la costruzione è molto solida, il peso è di circa 10 kg più o meno come il mio Technics SL1500C e poi i dettagli sono stati curati in modo uniforme. Cosa significa? Che non abbiamo un piatto massiccio, sborone e poi un braccio di serie B o dei tasti presi di peso da un giradischi a valigetta. No, è tutto curato in modo uniforme. In estrema sintesi, il 140 XP è il fratello maggiore del 120X e come tale ha le spalle più larghe e merita i 120 euro in più richiesti. È un giradischi adatto a tutti, che consiglio a tutti, dal DJ in erba che vuol far pratica su una macchina performante senza spendere troppo, all'appassionato nostalgico del mitico SL1200 che potrà sbizzarrirsi nell'upgrade della testina mentre ammira estasiato tutte le lucine e tutti i controlli tipici di quell'apparecchio leggendario. È tutto per oggi. Ricordatevi che prossima settimana arriva il confronto finale, dove approfondirò la mia esperienza personale col 140 XP e con il 5X, dicendovi anche quindi qual è il mio preferito e su quale investirei i miei soldi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quali giradischi vorreste vedere sul canale prossimamente. A presto e buoni ascolti.